questa mia nuova personale, Racconti di Luce, ho voluto parlare tra forme e colori di una mia esperienza personale. Un periodo buio che può capitare anche a molte altre persone, ma io sono riuscita ad uscire da questo periodo d'ombra e quindi a esprimermi attraverso questi quadri, ma unicamente con la luce. Solo in un quadro ho voluto affrontare questo percorso buio, ma per quanto riguarda gli altri io ho cominciato dal percorso con un quadro che si intitola Ieci Sole, quasi un'invocazione per il ritorno alla vita, perché il dolore deve servire anche a questo, proprio ad affrontarlo ma anche a volgerlo a nostra positività, a cercare di ricordarlo ma di fare comunque delle cose che siano positive. E io sono un'artista e così mi sono espressa. Sono racconti punto d'arrivo, sono racconti un passo per volta, il racconto sulla rinascita. E se all'inizio io l'ho gridato questo mio ritorno alla luce, utilizzando anche il colore in maniera molto forte, molto materica, poi ho potuto un attimo tranquillizzarmi. E in quest'ultima opera che vedete alle mie spalle c'è una tecnica di puntinismo, perché in effetti ho potuto sì affrontare sempre la luce, affrontare sempre il colore, ma in una maniera diversa, in una maniera più tranquilla, in quello che è un ritrovato equilibrio. Perché l'equilibrio della vita, la vita per quanto difficile possa essere, la vita è una sola, è importante e va vissuta. Perciò i miei racconti di luce, perciò sempre Ieci Sole. Ieci Sole, Ieci Sole. Un passo per volta è un quadro al quale sono molto legata, perché in effetti è una sintesi di quello che è stato questo mio passaggio. Si parte da un momento di buio totale, però in effetti la speranza c'è, perché se noi un passo per volta affrontiamo ogni giornata, ogni momento, riusciamo a ritrovare piano piano, mano a mano, quello che la luce, quello a cui io voglio un'altra volta ritrovare le mie emozioni, le mie passioni, la mia vita. Questo quadro in effetti rappresenta il caos. Abbiamo tutte queste figure che in effetti si intrecciano tra di loro e stanno appunto in questa situazione, ma una di queste decide di saltare e andare in quest'altra zona dove è evidente che ci sta tutta una zona di luce, una zona di sole. Pensa così che ha risolto il problema, ma il problema non si risolve, perché il caos se lo porta nella testa, perché se i problemi non sono risolti noi non riusciamo ad uscire fuori da questa situazione e quindi ancora nel caos. Questa è una rinascita, vediamo che c'è ancora un fondo scuro e poi si stagliano queste figure, questi elementi che ruotano, che sono chiari. Però anche se il fondo scuro, il fondo è rappresentato dal verde, perché nel mio animo comunque è sempre presente la speranza, in quanto io sono una persona comunque decisamente positiva e ottimista. E la rinascita, eh sì, la rinascita certo che ci sarà e c'è stata. Quadro, in questo momento, in questa invocazione che ho fatto, nel quale chiedo: esci sole, finalmente questo sole che esce, che squarcia le tenebre e mi dà la possibilità di vivere nuovamente e di poter fare tutte quelle cose che io amo, di prendere in mano tutti quelli che sono i miei sogni. Perciò non solo io, ma tutti,
quando vi trovate in difficoltà, dite: Yeshua.